Ebbene, incastonato eh, fra le pareti anguste del mio stare sul vano, sul divano, allora ho comprato il dizionario Merighetti 2021, a cui sono molto affezionato in quest'epoca eh, in cui ratrapite... Abbiamo perduto il giovamento, dobbiamo ringiovanire e darci al rinnovamento. Vorrei iniziare con una mia freddura. Sì, siamo stati raffreddati, rinchiusi, segregati, sigillati in casa, mentre questo dizionario è stato da prima impacchettato, poi da me qui scartato. Ora, freddura numero uno. Ho finito di vedere, ho anche recensito qualcuno salvi il Natale, parte seconda, 2 con Kurt Russell abbiamo avuto Kurt Cobain, non Kurt. Non confondiamo Cobain con i Go kart e con le cubane. Kurt Russell. Kurt, 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 Kurt. non c'è due senza tre, Russell, Cobain. Abbiamo un altro Kurt. Kurt, va, voi ce l'avete eh, corto corto. Allora, da quel che mi è stato detto di Irishman di Mereghetti ha riscosso un grosso suo apprezzamento. Allora e andiamo subito a controllare, tanto è morto l'altro giorno, ecco. Siamo asmatici, dobbiamo respirare, prendere aria, o forse darci delle aria di Irishman. Subito sfogliandolo distrattamente lo rovinerò, sciuperò. Invece dobbiamo conservare la memoria dei defunti e essere mnemonici, eh, rammemorare il passato più pregiato dal punto di vista cinematografico. Allora di Irishman non uh, si cerca tanto denesti il nido due stellette Ma diamo ampio spazio invece al cinema italiano Paolo prima l'hai osannato nei tuoi video di presentazione e adesso di critiche l'hai subissato, lo stai infamando Million Dollar Baby conserva quattro stellette dorate di Irishman ho sbagliato perché ho sbagliato. Non doveva andare sotto la T, sotto la I. Ma questo va dalla M alla Z. Quindi abbiamo subito sbagliato. Dalla A alla L. L. L come la compianta Laura Antonelli. Mi sono un po' appesantito. Ho mangiato un buon piatto di tagliatelle, di cannelloni, tortelloni, tortellini. Vi anticipo che... Nella primissima edizione uscirà eh, Trascorse le festività natalizie, Bologna insanguinata. Dopo questo, per la Chimeric Edizioni, sono già pronto a tutto il resto. Allora, sono pronto a leggervi la recensione in anteprima, me ne foto del copyright del diritto d'autore di The Irishman. Gang, GGG, gang, so, la G di Gufo. The Art Locker, due stellette, ma in effetti credo sia stato un film estremamente so, sopravvalutato. Catherine Bigelow, non mi piace più da Strange Days, che comunque non è che piaccia tantissimo a Merighetti. The Irishman, un attimo. di Irishman un attimo pazientate poi arriveremo a Joker neanche c'era una volta di Irishman in America no a Hollywood di Irishman quattro stellette quattro stellette mamma mia e Lo vogliamo leggere tutta vediamo dobbiamo un po' accelerare mamma mia Ho scritto Due Paginone, due pagine e mezzo su questo film, idolatrato giustamente, magnificato quindi. No, eh, ecco così, altamente considerato l'anziano Frank Sheeran. Anch'io degli acciacchi, no, irlandese veterano della seconda guerra mondiale, ex sicario della mafia. Racconta la sua. però così non si riesce a leggere la sua storia a partire da un viaggio da New York a Detroit fatto nel 1975 con il boss eh, Russell Bufalino. Pesci, le rispettive mogli. Curzuba e Curzuba, Narducci no, la, e qui c'è già l'errore. Perché poi si sposa con la no ma. Forse eh no, 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 viaggiando a ritroso. Flash forward. No, no, vabbè, camionista, vabbè, dai. Eh, la trama la, la conosciamo ok uh, nel 1982 Frank viene liberato a metà del decennio successivo e trascorrerà la vecchiaia in un ospizio roso dal senso di colpa 24 anni dopo Casino Scorsese torna a lavorare con Robert De Niro e chiude in idealmente i conti con il gangster movie raccontando il rapporto tra mafia italo-americana e potere politico negli Stati Uniti del secondo dopoguerra. Dalla sceneggiatura che Steven Zelian ha tratto da The Hershman di Charles Brandt, il regista affronta una delle vicende più oscure della storia americana per allestire il canto del cigno di un genere, non di un genere, nei degenerati e di un modo di fare cinema, nato con lui negli anni 60, addirittura sì. Poi sviluppato, sì, New Hollywood, da lui stesso glorificato assieme a Francis Forcopo, insomma... Lui è ossessionato fra l'altro da The Rat Pack, doveva realizzare un biopic su Dean Martin, Dino, eh, inizialmente doveva essere interpretato da un uomo amante del crodino, lo ha dato Max con John Travolta, poi per la parte di Dean Martin pensò a Bobby De Niro e per la parte di Frank Sinatra, che altro doveva essere incentrato su The Voice, eh, proprio dal Pacino. La stessa travagliata vicenda produttiva del film rifiutata dalle major hollywoodiane per i costi eccessivi e poi finanziata da Netflix per una cifra intorno ai 160 milioni di dollari è in qualche modo emblematica del suo valore testamentario. Scorsese racconta ancora il mondo mafioso, ma questa volta tracciando la parabola di una caduta tragica ma quasi banale come casino, tragedia shakespeariana, mentre gli eventi storici di tre decenni scorrono sullo sfondo, boss e sicari hanno l'illusione di controllare le vicende politiche e economiche di una nazione, solo poi essere spazzati via dal mutare del vento politico e dal semplice scorrere del tempo, che c'è una ripetizione, no, no, perché non è tempo politico, è vento, e tutto finisce e eh si sì, vola via in maniera caduca autunnale, tutto finisce per essere disinibito, no? diluito da una sobrietà di toni che mette in evidenza soprattutto la miseria morale e la natura mortifera dei personaggi, ma è raccontati in modi così cupi, mentre la tecnica digitale del de-aging, che ha permesso di rigenerare i volti degli attori principali per far interpretare loro tutto l'arco di età dei personaggi, costringendo il direttore della fotografia Rodrigo Prieto, mio nonno si chiamò Pietro, a ricorrere sia alla pellicola sia al digitale, protraendo per anni il lavoro di post produzione, pur non sempre credibile, non fa che intensificare la sensazione di assistere a uno spettacolo di fantasmi, invece secondo me è utilizzato molto bene, a partire proprio dall'ambiguità della confessione di Sheeran, che parla sia con un prete sia con gli agenti dell'FBI, ma dice la verità solo alla macchina da presa, talvolta cedendo a fugaci ma inequivocabili sguardi in camera. Il regista sembra porsi come il vero interlocutore del film calandosi nel mondo che racconta e riconoscendo le proprie responsabilità di artista che ha scritto il grande romanzo della criminalità e ora ne condivide il mesto capitolo conclusivo. Beh, Coppola, anche De Palma... Per questo la straordinaria parte conclusiva che segue la deriva fisica e morale di Frank suona come una riflessione personale sulla vecchiaia e sulla morte, servendosi ancora di uno stile composto da carrelli vorticosi, montaggio ellittico di tema Schumacher, eh, velocissimo, no? Alla Michael Schumacher, no, qui è Sch 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 Schumacher, con gli omicidi filmati a distanze per mezzo di rapidi accenni scioccanti. Scorsese, seconda all'origine televisiva del suo film, la sua inevitabile fruizione. Su schermi di dimensioni ridotte, senza però cedere ad alcun appiattimento, tutta la lunga sequenza dell'uccisione di Offa, che passa con naturalezza allo stupore, all'ironia, alla tragedia, è un esercizio di stile che lascia a bocca aperta. De Niro, che per primo propose a Scorsese di lavorare ancora insieme, suggerì il libro da adattare, inizialmente si pensa a The Winter Frankie Machine. Mm, 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 mm. torna finalmente ai suoi massimi livelli. Gio Pesci non gli è da meno. E Pacino, scelto ancora su suggerimento di De Niro, pur lavorando su toni quasi parodici, sa toccare vette di perfezione. Bellissima colonna sonora originale di Robbie Robertson. Questo sarebbe da dire a Anton Giulio Nofri di Close Up, ex chitarrista di The Band, impreziosito dall'inserimento di Azzeccati. Poi abbiamo anche Steven Van Zandt delle Street Band di Bruce Springs. Eh, tutto parte da You Talking To Me, gli no? azzeccati tanti brani d'epoca come Tuxedo, GeoGio, Cede, Genshin, è stato nonostante tutto un successo in termini di incassi monetari ricavati da, da, insomma, dalle visualizzazioni, questi sono stati proventi, diciamo, introiti notevoli, diciamo no? Ma è stato scandalosamente ostracizzato agli Oscar. L'Inil è stato dimenticato al suo posto. Si è preferito quel cazzone di Leo Di Adesso gireranno assieme Killers of the Flower Moon. Sempre discorsese. Scusate, ma diventa difficoltoso filmarsi e leggere e non rovinare. Ripeto, il dizionario appena acquistato. John Wick invece due stellette John Wick capitolo 2 una stelletta e mezzo invece John Wick 3 Parabellum due stellette e mezzo Joker Joker due stellette e mezzo va bene io lo considero quasi alla pari alla stregua di The Irishman 1981 depresso e sofferente per un disturbo psichico che gli provoca incontrollabili attacchi di riso no questo è Eddie Morphy. l'aspirante stand up comedia Arthur Flag Phoenix viene viene Diciamo, Deriso, no, vive idolatrando il presentatore televisivo Murray Franklin, De e è invaghito della gentile vicina di casa, Sophie. Sbarca il lunario come clown per bambini e abita con l'anziana madre Penny, eh, clown di Penway, no? in uno squallido appartamento nei passifondi di Gotham City, dove la situazione politica è sempre più tesa. Il miliardario Thomas Wayne ha appena annunciato la sua candidatura a sindaco dopo il taglio drastico della spesa pubblica coinvolto anche il servizio di assistenza sociale di cui Arthur beneficia. E per questo le classi meno ambienti stanno organizzando delle proteste poco dopo essere rimasto vittima di un gratuito pestaggio qui all'Adriano Giannini. Um, Artur viene licenziato dal suo capo perché la pistola che il collega Randall gli ha prestato per difendersi da nuove angherie gli è caduta in tasca durante la sua esibizione in un ospedale psi psichiatrico. Lui scrive pediatrico, mm, eh, ma siamo... sì è vero prima con i bambini, a mo' di Patch Adams, mentre rientra in notte tempo ancora truccato da pagliaccio, l'uomo viene nuovamente umiliato in metropolitana da un terzo di odiosi Yuppie. però racconta troppo le trame, che però stavolta, ecco, stavolta, non esita a uccidere con l'arma rimasta in suo possesso, mentre l'identikit clownesco diramato dalla polizia fa scattare nelle masse un senso di identificazione con il misterioso giustiziere portando i manifestanti a mascherarsi, come lui, una posizione simbolica che Arthur... Eh, Mm, scrive, no, sente di aver assunto di dar coraggio necessario non solo per dichiararsi a Soffì con cui sembra iniziare una uh, relazione ma anche per sostenere la sua prima ma disastrosa um, audizione come comico un giorno leggendo una delle tante lettere eh, qui si dilunga troppo Merighetti cioè, ci racconta tutto praticamente Come è stato conciso sintetico, mamma mia e eh, che cavolo E scritto un papiro guarda che roba Tutta la trama mm. originariamente pensava per un film intitolato Arthur che avrebbe dovuto essere prodotto da Scorsese e costituire una sorta di omaggio remake di Taxi Driver e Re per una notte. La sceneggiatura del regista, è andata nel 2016 a costruire lo statuto di un cinecomico sui generi, si è ambientata nell'universo di Batman prima della nascita dell'eroe. Per narrare l'origine del personaggio che sarebbe diventato il suo più classico antagonista, cercando di coniugare le esigenze commerciali con quelle della sua prima prova drammatica. Il regista della trilogia di Una notte da Leone. Vabbè. Eh casting rovesciato di Deniro. Eh? Eh. Se Deniro pur bravissimo è fine, estremamente sacrificata al pari di tutto il parco dei comprimari, il Tool de Force di Phoenix di Magrete 25 kg è subentrata Leonardo Di Capro, non si dimentica che nonostante il, il costante overacting freni l'empatia. Anche se proprio questo pregio potrebbe essere il più grosso limite di un film in cui buchi e incongruenze non si contano. Forse anche a causa delle innumerevoli riscritture. Vabbè. Cerca di. Eh, troppo spesso di nasconde la sua fragilità narrativa sotto la superficie ipnotica e sensazionalistica del One Man Show. Mm. Phoenix aveva già prestato la voce a It Ledger. Comunque. Eh, vabbè. Vi è piaciuto. Ma con le dovute riserve. Passiamo a c'era una volta a Hollywood, poi gli altri non posso anticiparveli. allora Anche perché qui ho dovuto io stesso sintetizzare per una questione di tempo, di minutaggio e di comodità, ah, mi sto anche losando. Ecco, c'era una volta a Hollywood, c'era una volta in America che conserva le due stellette e mezzo, così come c'era una volta il West. C'era una volta Hollywood due stellette. Vabbè, tutto questo sfoggio di brillantezza e citazioni. Non ci aiuta a sapere qualcosa di più mh, sul sottobosco di Hollywood. Né tutto quel cinema nel cinema riesce a trasmettere un qualche tipo di amore di passione. Cinema citazionistico, però qui poco eccitante. Secondo Merigetti, serve solo a costruire. L'automonumento di un regista convinto di potersi permettere qualsiasi cosa, cominciare da una storia che arriva al dunque solo nell'ultima mezz'ora e che cerca una complicità senso unico, quella dell'adoratore muto e devoto. Infatti guai criticare Tarantino, un vero mh, affissionato fan sfegatati di Quentin. considero i suoi capolavori unici e inarrivabili. Il terzetto meraviglioso formato. Dei primi film Le Iene, Pulp Fiction, Jackie Brown, poi secondo me in, in scendendo, nonostante qualche picco eh, con un rischio. Che in questo modo Tarantino non modifica soltanto la realtà, ma cancella anche il tragico che la storia si porta dietro. Lui, il male, il dolore, la sofferenza. Capace solo di giocare con il cinema, Tarantino non sa uscire da una visione del mondo fanciullesca, divertita ed esagerata. Che ogni dramma si può risolvere con una battuta. E così alla fine siamo disposti a scherzare su tutto, anche sui massacri della setta Manson. Ben contenti di giustificare con l'entusiasmo cinefumo la nostra paura di guardare in faccia le tragedie del mondo. Mm. Grande successo di pubblico, pressoché ovunque 10 nomination, 2 Oscar. 9. Mm, e di passare a un voto sorprendente che lascerà basite molte le persone, fatte incredule e adesso oltremodo atterrite e, e poi agguerrite nei confronti di Paolo, che ha avuto l'ardire di stroncare impietosamente, non andava bene questo. The Lighthouse, The Lighthouse, un attimo. Opera di estrazione, di inserimento, opera di castrazione di Merghette. Merghette, Merghette, The Lighthouse. Siamo arrivati a 18 minuti. Spero di non avervi annoiato. Ho semplicemente letto maniera a volte sbadata no mm. faccia sbarbata allora light lighthouse k l l lighthouse m o p q arresti u arresti tu te, te non arrestar me lighthouse The Lighthouse è qui, non l'altro che ha due stelle, The Lighthouse di Robert Eggers, pallino vuoto, pallino vuoto, per Mar i è flop, vediamo un po' cosa dice. Mm. Clamoroso passo falso per il promettente Eggers che al secondo film rischia già di trasformarsi nella maniera di se stesso. Le ambizioni sono ancora quelle di The Witch, vuoi ascoltare una favola, ritmo catatonico, stile arcaico e ricercato, dialoghi ripresi dai carteggi dei veri marinai dell'epoca, ma stavolta è solo un furbo esercizio di stile, a cominciare dalla scelta del formato 1.19, due punti, uno, in bianco e nero. Da bravo primo della classe, il giovane regista accumula citazioni colte, che vanno dall'epica classica Lovecraft, passando per Coleridge e Melville, l'espressionismo tedesco. Infatti molti cinefili in erba hanno puntualmente gridato al miracolo. Ma il risultato, per quanto impeccabilmente confezionato e freddo, e privo di una vera sostanza, schiacciato da un ego autoriale che vorrebbe indagare gli abissi dell'animo umano senza avere in realtà molto da dire. E anche i bravi Pattinson e Defoe, lasciati a brilli a sciolta, finiscono per gigioneggiare. In ogni caso, a vedere rigorosamente in lingua originale, uscite in streaming e non video anziché in sala durante la pandemia covid-19 che tuttora ci affligge e va bene anche il tanto celebrato live my life di Casey Affleck con Casey Affle due stellette poi ricordiamo i film dell'anno passato vediamo un po panoramica zoomiamo all'interno della nostra memoria ritornata, rinsavita, restaurata e viva la vita. E... Ognuno ha la sua visione dei gusti bus, non disputando non, non voglio disputare contro Merghetti, duellare con lui. Vediamo un po'. Ah, c'è Tenet, Tenet è già stato recensito, direi che... Non c'è due senza eh, tre e non c'è tre senza Tenet, o no? Sta arrivando l'ora del tè? No. Che fisico, che portamento, che sessapiglio. Tenet. Meritatissimo le quattro serietà di Irish, ma sarebbe da dire a Francesco Alò. No. Sarebbe da ridarguire anche Frusciante, che ha avuto l'ardire un po' di, di, del rimanere perplesso dinanzi soprattutto alla CGI e alla computer graphics dicevo tenet, tenet, tenetevi fermi stiamo arrivando a, alla sentenza di Merget Merget, disse Rocco Barbaro la mossa della laguna, tenet voi uomini tenetelo sempre duro minchia signor tenente eh, eh, non dovete soccombere dinanzi agli ordini imperiosi emessi dal governo in maniera arbitraria e orribilmente clamorosa diciamo tenet che voglio essere come Nanni Moretti tenet non voglio essere molto tenero tenet tenet si è mantenuto tieni bene tenet due stellette e mezzo due stellette e mezzo pensavo peggio pensavo addirittura meglio ma direi di terminare questo video vediamo un po' 4 5 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Zio pallino vuoto, parte di Paolino, mica un picco pallino, che dovrebbe essere però meno frustrato e svuotare le palline con una donna con lui accalorata ecco dicevo, mi sovviene questo. Io qui rinvengo il mio passato, ah, il mio nubifragio, il mio essermi sperduto in un faro. Nella notte qui falò solare dei nostri sogni giammai perduti, riscoperti, riemersi in gloria, naviganti ancora, fluttuando nella maestosità delle nostre vite, che dopo essere stato tenebrate dal covid. E delle quarantene imposteci si rialzeranno col vento di maestrale, poderose, forse ancora nervose, tormentate in mezzo alla tormenta di chi ci tempesterà, annegandoci nel mare assai buio delle proprie oceaniche tetraggini. Poco limpide, false verità, in verità vi dico, fratelli amici, che io sono qui, tornato, o oh, Captain, mio Captain, Dio poeta, uomo mirabile, eccelso, prodigioso, o forse. Un povero coglione come tutti strozzato. Da questo mondo che ci logora, ci usura di volto consunto, asciugato nel torpore esistenziale di me, e riertomi, e rieccomi terzo deterso. E poi ecco mh, assorbito. Da un fazzoletto detergente dopo essersi eretto, cosa? Ucazz? Ecco! Ah, guaglioni belli. <sussurra> Sono Gioacchino Rossini no? oh, le iridi arrossate Non arrossite Che cos'è tutto questo imbarazzo? Soltanto perché questo agorarizzo è, è un cazzo. Oh, quei bravi ragazzi. Qui ci sono le scarpe da gangster e il di Really hot che sta con in brack, però sta con la migliott, eh! Buff, buffo! Buffo, ti faccio ridere! No, no, sei abbastanza cresciutello, eh? Grande le mio cugino Vegenzi Noi ce ne andiamo a Detroit Fring. Tu adesso devi ammazzare quel manescalk di giocare quelle creze.

Piku ku kebu. Eh, Quale brava ragazza? Qualcuno salva Natale, qualcuno salva sto eh, eh. Qualcuno salvi Natale. Natale a casa cubiello. Qualcuno salvi il Natale. Non ce la facciamo, eh. Non ce la facciamo. Qualcuno, qualcuno, qualcuno? qualcosa di travolgente, Eliot. Qualcuno salvi il Natale, la regina, quella putana. Salvi Natale. Duas teletas.